Ritorniamo in onda in Voce delle Chiese e, cara Sara, diamo subito il benvenuto alla nostra prima ospite, ovvero Isabella Tiveron, presidente di BET Polo Biblico. Ci facciamo raccontare direttamente da Isabella che cos'è BET Polo Biblico, cosa organizza. Intanto buongiorno, buongiorno Isabella, grazie della disponibilità. Buongiorno. Benvenuta. Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuta su Radio Bequit. Allora, BET Polo Biblico è una realtà che ormai è presente da qualche anno, diciamo, e propone diverse iniziative. Ho letto anche di momenti di incontro, di passeggiate, ma in questo caso parliamo, e ne parliamo tra poco in modo più approfondito, di un ciclo di appuntamenti. Isabella, come nasce BET Polo Biblico e cosa vuole portare all'attenzione delle persone? In realtà BET Polo Biblico nasce da un anno, quindi è una giovane creatura che però ha una storia alle spalle importante, in quanto nel suo direttivo abbiamo personaggi come Paolo Naso, Marinella Perroni, abbiamo Antonio Autiero, Piero Capelli, Marzia, la Silvia Zanconato, insomma personaggi illustri che si sono messi insieme per volontà di Marinella Perroni, biblista, per creare un'associazione che intenda promuovere e coordinare le numerose realtà che non solo in Veneto, dove mi trovo io, ma in tutta Italia e non solo, divulghino la Bibbia, però in chiave di sinergia del rapporto Bibbia-cultura, perché consideriamo questo proprio una situazione essenziale per la vita individuale e collettiva di qualsiasi società, visto che la Bibbia è questo testo antico ma ancora sempre moderno, letto da molte persone, forse da non molto approfondito, che ha generato la nostra tradizione e la nostra cultura. Questa importanza di questo patrimonio culturale e religioso, che è veicolato appunto dal testo biblico, ci ha stimolato a far sì che queste forze che noi abbiamo messo in campo si alleino con altre forze che comunque hanno interesse per la cultura biblica in tutta Italia e non solo, per vedere se riusciamo in qualche modo ad esportare questo patrimonio, che in certo modo sia per un certo clericalismo cattolico, sia per un certo laicismo, hanno reso la Bibbia più un'assenza che una presenza consapevole nella cultura dell'Italia nostra. E quindi questo libro, che per noi cattolici ci è stato precluso praticamente fino al Concilio Vaticano II, e che per voi valdesi invece, e voi valdesi avete preso in mano molto prima di noi, abbiamo pensato che è stato forgiato nelle liturgie ebraiche, poi cristiane, è stato inculturato dal mondo greco-romano e dal medioevo cristiano e ha acquisito nel tempo questo, è diventato proprio un testo base sia della cultura religiosa che di quella secolare. Si parla sovente di una teologia pop, ultimamente questo termine è entrato un po' anche nelle nostre corde, cioè rendere popolare, con la parola popolare si intende anche a portata proprio di tutti e di tutte, l'aspetto teologico, quindi magari raffrontarlo, confrontarlo con la cultura attuale, con la letteratura, con l'attualità, ecco, che ci circonda. È un po' anche, mi sembra, il vostro, uno dei vostri obiettivi. Sicuramente, ad esempio nell'avvento di quest'anno, grazie a Brunetto Salvarani, che è uno del nostro direttivo, che è teologo, che è attento alla cultura pop e alla musica popolare, abbiamo messo in campo proprio degli incontri di Evangelo e musica sulla base della buona novella di De André.
Inoltre, tutti i nostri incontri, adesso andremo a parlare di Bibbia Connection, hanno l'intento di lavorare tra Bibbia e saperi altri che possano essere in qualche modo ricollegabili ad essa. E quindi quest'anno, in questo mese, parte la seconda edizione di Bibbia Connection, che è una serie di appuntamenti tenuti da vari relatori proprio sulla congiunzione della Bibbia con, come diciamo dal titolo, l'Agora dei Saperi. Ecco, il primo appuntamento è proprio oggi, si comincia proprio questa sera alle 18:30 con un tema bello forte, diciamo, Bibbia, sessualità, dal serpente a Freud, nella Bibbia e nella tradizione ebraica, con Piero Capelli, che è stato citato prima, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Quindi si comincia proprio subito con un tema dirompente, forse uno dei primi che vengono rievocati come temi critici, appunto il rapporto Bibbia e sessualità. E poi come si prosegue all'interno appunto di questo corso? Vediamo dei nomi molto conosciuti dai nostri ascoltatori. Sì, sicuramente. Si prosegue con Bibbia e filosofia, le parole della politica, l'8 ottobre, con Deborah Spini della New York University Florence. Anche lei dentro in qualche maniera il nostro pensiero, e continuando il 15 ottobre con Il Prescelto, il Vangelo secondo Netflix, con Peter Ciaccio, già stato ospite per noi nella prima edizione di Bibbia Connection. Peter Ciaccio è proprio uno studioso dei rapporti tra cultura biblica e pop ed è dell'Università di Trieste. E a seguire, il 22 ottobre, Bibbia Economia, generatività e arte delle relazioni nel pensiero economico, con l'aiuto di Leonardo Becchetti, della Tor Vergata di Roma, un economista, che è stato allievo di Marinella Perroni. E perché pensiamo che tutti questi temi comunque entrino nel nostro studio, entrino anche nel pensare di ognuno di noi. E quello che è interessante vedere è come questi temi si riallaccino al testo biblico. Per finire poi con Bibbia e politica e sionismo cristiano, con il professor Paolo Naso, che voi ben conoscete, della Sapienza di Roma. La cosa interessante di questi incontri è che sono online, quindi sono fruibili anche da persone da ogni parte, diciamo, d'Italia o del mondo. Questa è, diciamo, la comodità che il periodo poco felice della pandemia ci ha lasciato, però abbiamo imparato che appunto l'utilizzo dei collegamenti su piattaforma è incentivante da questo punto di vista, perché facilita la partecipazione appunto da vari luoghi anche lontani, e quindi questo è un valore aggiunto che si aggiunge a questi incontri di Bibbia Connection. Mi colpiva, Isabella, una frase, anzi un paragrafo, un piccolo paragrafo che voi avete inserito sul vostro sito, che è betpolobiblico.it, che è un paragrafo tratto dalla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, in cui avete posto l'attenzione sul tempo sulla parola, sul tempo e anche sulla dimensione della parola. Una parola, come diceva Rodari, che produce onde di superficie, di profondità, che provoca una serie infinita di reazioni a catena. E quindi ecco, no, l'attenzione rispetto alla parola certo delle scritture, ma anche alle parole che pronuncerete voi in questi incontri di studi biblici e di incontri, ecco, aperti a tutti e a tutte. Certamente, la suggestione della poesia di Rodari dice proprio qual è il nostro spirito. Intanto è questo piccolo sasso che gettiamo in uno stagno e vediamo cosa provoca, che movimenti. Provoca movimenti diversi, a distanze diverse, e ognuno ne ricava quello che in quel momento, di cui in quel momento ha bisogno. Già noi siamo partiti come un'entità eterogenea. Il nostro direttivo è composto da persone che vengono da tutta Italia e non solo. Lavoriamo per lo più
online, anche se poi abbiamo anche degli appuntamenti fisici come il viaggio che abbiamo appena concluso nelle Valli Valdesi, e faremo poi un convegno a maggio 2025 in presenza. Però l'idea è quella proprio di lavorare nel web per poter allacciare e contattare più persone possibili che sono interessate a questo tema. Poi all'interno della nostra associazione ci sono altre realtà associative che si sono unite, perché speriamo che si creino sinergie e che quando questo sasso poi toccherà il fondo urterà anche degli oggetti dimenticati. Quindi cercherà in qualche maniera questo sasso di toccare eventi e microeventi, come dice Rodari, che forse non avremo mai avuto il tempo o la voglia di registrare. Bello, molto bello. Grazie Isabella Tiveron. Io rimando, io e Sara rimandiamo al sito betpolobiblico.it, dove si trovano tutte le informazioni rispetto agli eventi, alle iniziative che organizzate, partendo proprio da questo ciclo di incontri Bibbia Cognition nell'Agorà dei Saperi. Si parte questa sera 1 ottobre, poi il prossimo appuntamento l'8 e poi il 15, il 22 e il 29 di ottobre. Grazie, buona continuazione. Grazie a voi e a tutto Bet Polo Biblico. Grazie anche a lei. Grazie mille. Grazie.